prima fila con tre giovani italiani su tre moto italiane che sono le Ducati di Giannantonio in pole position. È la prima pole per il rookie, il 23enne romano, e poi a fianco di Giannantonio c'è Bezzecchi, prima volta in prima fila, altro rookie, e poi Luca Marini, fratello di Valentino Rossi. Ieri Valentino ha partecipato alla cerimonia del ritiro del suo 46, tre italiani su tre in prima fila, non accadeva da 6 anni, ovvero sia in Austria nel 2016 erano Iannone, Valentino e Dovizioso, ma non erano su tre moto italiane. Per concludere il trionfo Ducati, lo strapotere Ducati almeno in qualifica, la quarta piazzola è di Jean Zarco, poi la quinta è di Pecco Bagnaia, quindi 5 su 5 le Ducati, e poi la Yamaha di Fabio Quartararo che va a chiudere la seconda fila. Sono tutti pronti, bandiera verde in fondo allo schieramento, esce il commissario con la bandiera rossa in testa, attenzione all'accensione dei semafori, il semaforo rosso acceso spento, scatta abbastanza bene Fabio Di Giannantonio dalla prima posizione, Luca Marini prova ad affiancarlo e dietro c'è anche Jean Zarco, subito alla San Donato, la prima staccata in discesa, curva a destra che viene approcciata in testa da Fabio Di Giannantonio, poi le due Ducati del team VR46 con Marini e Bezzecchi, Quartararo risalito in quarta posizione, poi Zarco, Aleix Espargaró, Marc Marquez che si è messo davanti a Pecco Bagnaia, insomma una partenza un po' così di Pecco Bagnaia. Luca Marini va a prendersi la testa della corsa davanti a Fabio Di Giannantonio e a Marco Bezzecchi, l'attacco di Bezzecchi ai danni di Fabio Di Giannantonio, e quindi adesso in testa ci sono le due Ducati del team di Valentino Rossi seguita da quella del team Gresini Fabio Di Giannantonio, poi la Aprilia di Aleix Espargaró con negli scarichi Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia in nona posizione dietro a Nakagami e Brad Binder e Jean Zarco, mentre Fabio Quartararo cerca di superare Aleix Espargaró in quarta posizione. Long lap penalty intanto per Darin Binder, ma Darin Binder è quello che lo conosciamo tutti, se non si stende combina qualcosa, avrà combinato qualcosa. Chiusura del primo dei 23 giri previsti con Bezzecchi che sulla rettilineo grazie alla scia supera Luca Marini, poi Fabio Di Giannantonio, che Quartararo adesso è andato a scavalcare Aleix Espargaró e si è messo alla caccia di Fabio Di Giannantonio. Attenzione alla chiusura del secondo giro, poi daremo la linea al GR1 taglia per primo il traguardo, Marco Bezzecchi seguito da Luca Marini, poi Quartararo che prova ad attaccare, attendiamo la staccata della San Donato, prova ad attaccare Di Giannantonio che però mantiene la terza posizione, quindi quarto Fabio Quartararo, poi c'è Aleix Espargaró e negli scarichi di Espargaró è risalito Pecco Bagnaia. Questa è la situazione al secondo giro di questo Gran Premio d'Italia che ne conta 23, la linea fondaria GR1. La situazione è sostanzialmente cambiata fino a da quando poi abbiamo lasciato la linea, perché comanda sempre Marco Bezzecchi, però a 7 decimi adesso c'è Fabio Quartararo che è risalito fino alla seconda posizione, poi Luca Marini e Pecco Bagnaia che è riuscito ad agganciarsi agli scarichi di Luca Marini, quindi sono, attenzione perché c'è una caduta, Pol Espargaró rimane a terra, la sua Honda HRC è sostanzialmente distrutta, è stata una scivolata, poi la Honda di Pol Espargaró è rimbalzata sulla ghiaia distruggendosi, fortunatamente però il pilota è a posto. Allora dicevo, Bezzecchi, Quartararo, Luca Marini, Pecco Bagnaia a 4 decimi, poi Di Giannantonio, Aleix Espargaró e Nea Bastianini è risalito fino alla 9ª posizione, attenzione Bagnaia alla fine del rettilineo d'arrivo alla staccata della San Donato, si beve sia Quartararo che Marini, deve andare a staccare leggermente largo alla San Donato, però riesce a mantenere
la posizione Pecco Bagnaia, doppio sorpasso dunque all'inizio del quinto giro, e si è piazzato in seconda posizione all'inizio dell'ottavo giro. C'è Marco Bezzecchi che ha negli scarichi Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo e Luca Marini. I quattro hanno 7 decimi di vantaggio su un quintetto composto da Aleix Espargaró, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Zarco e Brad Binder. Poi altri 6 decimi, Oliveira, Marc Marquez, Nakagami, Rins. Intanto Bagnaia si è preso la testa scavalcando Marco Bezzecchi, e Fabio Quartararo è in terza posizione perché ha controreplicato a Luca Marini. E poi confermo, Aleix Espargaró è in quinta posizione, lo vedo, e è staccato da Luca Marini di poco più di mezzo secondo. Attenzione perché si stende, oddio, non vorrei che si tratti di Enea Bastianini. È caduto Enea Bastianini. È caduto Enea Bastianini alla curva numero 4 alla Materassi. La situazione Bagnaia ha 1 secondo e 2 di vantaggio adesso su Fabio Quartararo, che ha negli scarichi sia Marco Bezzecchi che Aleix Espargaró e Luca Marini, ma anche Zarco è della partita. Poi a 1 secondo e 6 da Zarco c'è Brad Binder, seguito da Oliveira, Fabio Di Giannantonio che era partito in pole position, adesso viene scavalcato da Takashi Nakagami con la Honda del team Cecchinello, quindi decimo Di Giannantonio, davanti a Marc Marquez, 12° Maverick Viñales. Questo è il rettilineo d'arrivo, Pecco Bagnaia lo affronta in prima posizione, va a tagliare il traguardo per primo, la vittoria di Pecco Bagnaia davanti a Fabio Quartararo, poi Aleix Espargaró sul podio, poi Zarco, Bezzecchi, Luca Marini, poi ancora Brad Binder, attendiamo Nakagami, Oliveira, Marc Marquez chiude in decima posizione davanti a Fabio Di Giannantonio, 12° Maverick Viñales, punti anche Jorge Martin, 13° Alex Marquez, 14° e Jack Miller, 15° in 17° posizione, bruciato proprio alla ultima curva alla Bucine, Franco Morbidelli scavalcato da Darren Binder addirittura, e questa è una notizia ferale, ma la notizia buona è la vittoria ottima di Pecco Bagnaia con la Ducati, quindi ennesima vittoria Ducati, è la quinta in stagione su 8, la seconda personale per Pecco Bagnaia, che va a sommarsi alle 3 di Enea Bastianini.